Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Parola del Signore. Slava tebi, Christe. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, come abbiamo sentito, prima lettura di oggi, Vangelo, ci parlano di un tema importante. E questo è ammonimento fraterno. Ma prima di cominciare di parlare di questo ammonimento, cioè ammonimento per nostro prossimo, è necessario sottolineare l'importanza di chiedersi com'è il nostro comportamento, perché ammonimento fraterno sempre incide proprio ammonimento, cioè una continua conversione. Ricordiamoci delle parole di Gesù: prima togli la trave dal tuo occhio e poi vedrai e potrai togliere pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Questo significa che è necessario sempre partire da noi stessi. Chi non è attento al proprio comportamento, chi non si riconosce peccatore dinanzi a Dio e al prossimo e pensando che non serve cambiamento, è difficile che porta il frutto. L'ammonimento personale, cioè riconoscimento della propria debolezza, è condizione di ammonimento del prossimo nell'amore. E l'altra condizione è che io stesso sono disposto a accettare e non offendermi quando l'altro mi ammonisce. Solo quando siamo consapevoli che ciascuno di noi ha bisogno di un ammonimento, della conversione, del cambiamento, possiamo passare a pensare all'ammonimento del prossimo, di cosa parla prima lettura del Vangelo. Nella prima lettura, che è stato preso dal libro del profeta Ezechiele, con le parole scelte si sottolinea l'importanza e il ruolo di colui che deve essere ammonito perché è sulla via malvagia. Come abbiamo sentito, si sottolinea che ciascuno di noi è responsabile non solo per se stesso, ma per la salvezza del prossimo. Queste parole, credo, ancora fanno l'eco nei nostri cuori, nelle nostre orecchie. Ciascuno di noi è chiamato a stare attento al prossimo e nello stesso momento accettare quando il prossimo lo ammonisce. Adesso si pone la domanda: chi, quale modo è migliore perché il nostro ammonimento portasse il frutto? Come comportarsi quando si tratta dell'ammonimento? Di questo Gesù ci parla nel Vangelo. È molto importante seguire
la gradualità nell'ammonimento di quale parla Gesù. Al contrario, il nostro ammonimento può portare i frutti cattivi. Perciò quello che è importante dire all'inizio per quanto riguarda l'ammonimento è che non cerchiamo mai, cioè bisogna evitare la possibilità di umiliare o sottolineare il suo peccato nel momento dell'ammonimento. Sempre ammonisco con amore e dall'amore. Perciò Gesù dice: se tu vedi che qualcuno sta sbagliando, non rimproverarlo subito dinanzi a tutti, ma prima di tutto lo chiami in disparte e digli con amore, digli quello che lui sta facendo in modo sbagliato. Se non ti ascolta, solo allora tu puoi chiamare ancora qualcuno per ripetere il tuo ammonimento. Allora Gesù distingue due livelli di ammonimento: primo è ammonimento privato e l'altro è pubblico, ma è sempre importante stare attenti a questi due livelli, perché il nostro ammonimento può andare in direzione sbagliata e ferire il prossimo più che aiutarlo. Purtroppo nel nostro quotidiano molto spesso noi agiamo in maniera completamente diversa. Spesso avvengono due casi. In primo caso, se noi vediamo che qualcuno sta sbagliando, subito dinanzi a tutti lo ammoniamo, lo rimproveriamo, alziamo la voce e tutto quello che abbiamo in mente noi lo buttiamo fuori senza scegliere le parole giuste. E poi, logico, il nostro ammonimento porta ancora di più le ferite, le difficoltà e la situazione crea peggiore, perché noi umiliamo questa persona dinanzi agli altri. L'altro caso che molto spesso accade è quando noi vediamo che qualcuno sta sbagliando, non lo invitiamo in disparte, senza dirgli nulla, stiamo zitti dinanzi a lui, ma molto spesso attorno parliamo del suo peccato, delle sue colpe, e con quello pettegoliamo. Questo è magari peggio di quello prima, perché commettiamo due peccati, cioè peccato di omissione nell'ammonire e pettegolare. È importante allontanarsi da questo. Perciò quanto riguarda rimproverare, ammonire il prossimo, bisogna partire da quello primo che Gesù dice, cioè ammonirlo in disparte, parlare con lui da soli, perché solo così possiamo aiutare qualcuno. Per quanto riguarda l'ammonimento, è importante vedere la situazione, il momento nel quale ci troviamo, perché qualche volta con il nostro ammonimento possiamo peggiorare la situazione. Così, per esempio, nella famiglia, quando noi vediamo che bisogna ammonire qualcuno per qualcosa, è importante stare attenti quando farlo e in che modo farlo. Per esempio, molto spesso noi vediamo che qualcuno nella nostra famiglia si è allontanato dalla preghiera, dalla confessione, dalla Santa Messa. È importante in quei momenti parlare con questo membro della famiglia, ma nello stesso momento è molto importante non continuare a torturare con ammonimento, perché si ottiene il risultato contrario. È importante parlare, far vedere quello che ci sembra è necessario dire, e poi lasciare tutto a quella persona e al Signore di continuare le cose così come è sua volontà. Logico che lui ci dà sua libertà, ma nello stesso momento con il suo Spirito Santo sempre di nuovo opera e fa i miracoli nella nostra vita e nella vita del nostro prossimo. Per questo è importante sapere dove sono i nostri limiti. Nello stesso momento, per quanto riguarda l'ammonimento, l'importante è dire che l'ammonimento non sta solo nelle parole, ma prima di tutto nel nostro esempio. È importante con il proprio esempio far vedere come bisognerebbe fare. Questo spesso può essere un ammonimento
che porta più frutti delle parole, perché opere parlano sempre più che le parole. Come noi stiamo parlando dell'ammonimento fraterno, dobbiamo dire pure che fondatore nostro, San Francesco, ha scritto alcuni ammonimenti. Nei suoi libri troviamo 28 ammonimenti che lui ha fatto ai primi confratelli. Prima di questi ammonimenti è intitolata del corpo del Signore. In questo ammonimento San Francesco ammonisce e fa ricordare i suoi fratelli l'importanza della Santa Eucaristia, l'importanza della gratitudine al Signore per sua presenza nell'Eucaristia, dove siamo anche noi venuti a celebrare stasera. Tra l'altro, in questo San Francesco scrive così: ecco, Gesù ogni giorno si umilia, come quando è sceso nel corpo della Beata Vergine Maria. Così ogni giorno viene in mezzo a noi nella forma del pane. Ogni giorno, per mezzo delle mani del sacerdote, scende sull'altare. È come ai santi apostoli si è fatto vedere nel vero corpo, così anche adesso si fa vedere a noi nel santo pane. È come loro, osservando lui con gli occhi spirituali, credevano che lui è Dio, così anche noi, guardando pane e vino con gli occhi dello Spirito, vediamo e crediamo che questo è vero corpo e sangue del nostro Signore. In questo modo il Signore sempre rimane con i suoi fedeli, come lui dice: ecco, io sono con voi in tutti i giorni fino alla fine del mondo. Così scrive San Francesco ai suoi primi confratelli. Anche noi questo ammonimento di San Francesco continuamente in mente mette grande dono del Signore, della sua presenza in Santa Messa nell'Eucaristia che celebriamo. E molto spesso quando ci raduniamo in Santa Messa noi dimentichiamo quanto grande dono è la grazia. Perciò stasera, ispirati da questo ammonimento di Francesco, ringraziamo di tutto il cuore al Signore per questo dono del suo amore immenso, della sua bontà, per mezzo della quale ci presenta sempre quanto è vicino, ci dà la forza e la pace. D'altra parte, questo ammonimento di San Francesco ci fa ricordare anche la seconda parte del Vangelo di oggi, dove Gesù parla della preghiera comune. E io vi dico, se due di voi chiedono unanimi quello che vi serve, gli darà Padre mio che è nei cieli. E per mezzo di questo San Francesco, basando tutto sul Vangelo, ci fa ricordare che il nostro ammonimento senza la preghiera non porta frutto. Io credo che l'Evangelista proprio queste parole della parola ha messo solo per sottolineare che la preghiera deve essere sempre precedere all'ammonimento e deve venire solo sempre dopo l'ammonimento. E molto spesso siamo in occasione di vedere qualcuno che deve essere rimproverato, ma per diversi motivi e circostanze non ce la facciamo. In questo caso ci rimane sempre la preghiera, e la preghiera è quello che è più importante, la preghiera per quella persona, la preghiera è quel dono che nessuno può toglierci. Tutto il resto può essere tolto, ma la preghiera, l'incontro con Dio in preghiera, nessuno può togliere. Questa è la nostra vera consolazione e la forza sulla via della vita. Nostra Madre Celeste Maria sempre di nuovo ci fa ricordare questa potenza della preghiera, quella verità che deve precedere a tutto e deve seguire dopo tutto, cioè nel quale siamo chiamati a ringraziare per tutto. Perciò anche stasera, in unione con lei, radunati attorno al Signore, ringraziamo a Lui per suo amore immenso,
preghiamo Lui di guidare tutta la nostra vita, finché la nostra vita sia sempre ispirazione agli altri per seguire Lui nell'amore. Amen.